I personaggi che interpreti, pensi ti assomiglino? Pochissimo, nel senso che diciamo, a parte che sono due personaggi, quindi diciamo forse uno in Teseo sono riuscito a dare questa componente di smemoratezza che un po' assomiglia molto molto a me nella vita. Invece su Oberon ho lavorato proprio in modo completamente opposto, e un cattivo e uno che non la manda a dire, e ha una voce grossa, ha un'impostazione fisica veramente tanto diversa, e quindi è stato un lavoro attoriale molto più impegnativo e anche più stimolante. Mi definisci i tuoi personaggi in tre parole? Ah beh, smemorato sicuramente Teseo, impacciato e cornuto, questo si vede chiaramente durante lo spettacolo, e un po' ingenuotto anche, e invece Oberon prestante, cattivo e consumatore di sostanze illegali. Qual è la battuta dei tuoi personaggi che preferisci e perché? Allora, per Oberon mi piace, non è una battuta, è un pezzo, è l'inizio. Puck, vieni qua. Ma ti ricordi quando io, seduto su una roccia, picco su una scogliera, ho sentito all'improvviso una sirena che cantava tanto soavemente che pure il mare tempestoso si era placato tutto intorno e persino le stelle da lassù siamo precipitate fino giù per terra per ascoltarla meglio. Questa mi piace molto perché dà l'idea proprio del personaggio. Da questa intro sono partito per cercare di capire come questo personaggio ragionasse, parlasse e si rapportasse. Fino ad oggi, qual è il sogno che hai realizzato e quale ancora no? Allora, il sogno che ho realizzato nella mia vita è intanto una domanda ballerina, perché è un sogno in scena, cioè quindi per quello che riguarda il teatro, o fuori dalla scena? Allora, per quello fuori dalla scena è sicuramente essere un uomo felicemente innamorato, cosa che capita di raro, credo, o comunque io non me l'aspettavo, è stata una grande sorpresa. E in più con questa ragazza, ormai ragazza sarebbe anche riduttivo, però ci lavoro anche. Anche quindi credo di aver coronato insieme al sogno d'amore il sogno di vita attoriale insieme a questa persona. Se avessi a disposizione il fiore di Cupido, chi faresti innamorare di chi? Non lo so. Posso leggere una cosa? Che è una cosa molto bella sull'amore. Non c'entra niente con quello che stiamo facendo, però credo che... Bisogna lasciare l'amore libero, come se l'amore potesse essere qualcosa di diverso dalla libertà. L'uomo è riuscito a comprare i cervelli, a sottomettere i corpi, a conquistare nazioni, ma non è riuscito a ingabbiare l'amore. Alto sul suo trono, con tutto lo splendore che il suo oro può ordinare, l'uomo è ciò nonostante povero e desolato, se l'amore gli passa accanto, ignorandolo. Avevi mai recitato Shakespeare prima d'ora? Sì. E ti sei sentito a tuo agio recitandolo? No, Shakespeare non l'avevo mai fatto, è stato il primo... Questo è il primo spettacolo, ho fatto tanto altro teatro, però sì, mi sento a mio agio. Devo dire che le indicazioni di Gioele sono state utilissime per farmi entrare con un piede giusto in questa cosa. Perché il pubblico dovrebbe venire a vedere lo spettacolo? Perché non dovrebbe venire? È un punto interrogativo e secondo me è bene venire per togliersi questo punto di domanda. Quali aspetti dei tuoi personaggi vorresti fare tuoi nella vita? Che faccio in scena? Beh, la cattiveria. Io non ho assolutamente cattiveria, o ce l'ho in quel modo un po' bambinesco che quando esplode spara solo sul mucchio e senza la determinazione e la precisione che invece Oberon, ad esempio, c'ha. Quale altro personaggio di Shakespeare vorresti interpretare? Non lo so, la domanda è veramente difficile, perché bisognerebbe chiedere, ecco, qual è il personaggio che al momento saresti in grado di interpretare?
Qual è il ricordo più bello che ti rimarrà di questo sogno? Il furgone. I viaggi in furgone sono la cosa che più hanno caratterizzato lo spettacolo. È la prima creatura che vedrà il suo risveglio. Un idiota, un mostro, ma forse anche un orso, una scimmia. Magari, meglio, sarà costretta a inseguire quell'essere con tutta l'ansia di un'innamorata. E prima di liberarla dall'incubo, perché c'è un antidoto e io so qual è, la costringerò a mollarmi quel ragazzo.